rimasto un po' di sì, dell'impasto tuo della pizza. Perché? Che ne dici se proviamo a fare un piatto insieme? Qualcosa che mi è venuto in mente oggi mentre passeggiavamo. Prendiamo una palletta un po' più piccoletta, un po' di farina anche quella che hai usato prima, e facciamo la palletta, no? Giusto, mi hai insegnato sì. Così. Bravo. Con questo? Ecco, questo è un ingrediente particolare. Sesamo nero. Sesamo nero. Sesamo nero. E da noi qua non si trova. Eh? Ma io l'ho portato dalla grande città. Madonna mia. Facciamo una panatura di sesamo nero. Prendere un ramo di pomodori, tagliarne la testa, svuotarli, metterci all'interno la provola affumicata a cubetti e un pezzettino di basilico. Un po' di sale, un po' di pepe, appoggiarlo in una placca con la carta forno e farlo gratinare al forno a 180 gradi. Scapocchio! Un paio di alici. Ah, scapocchio, non no, come si dice? Scapezzo. Scapezzo allora. Pulirle, metterle in una pirofila, cospargerle con succo di arancio e di limone, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di prezzemolo e lasciarle marinare per all'incirca 2-3 ore. Fare uno spiedino con lo stelo della pianta del limone e infilarci dentro le alici già marinate. Friggere la pizzottella, tirarla fuori dalla padella, infilzarci lo spiedino con le alici all'interno in verticale, poi tirare fuori i pomodori da dentro il forno, appoggiarceli di lato, prendere un po' di scarola riccia e metterla lì di fianco. Ecco qui che il vostro piatto è completato. È bello, ma pure il sapore però. Ma c'hai ragione pure. Dai mozzica. E poi un pezzetto di alicetta. Com'è? Buono. Buono? Buono. Si può fare? Sì, eh? State bravo. Grazie.